Amici, bentornati sul canale per un episodio maxi dedicato a vite in viaggio. Questa volta decidete voi se salire su una moto o su un camper. Stiamo per incontrare Claudio di Pollicino on the Road, un caro amico che avevamo conosciuto un anno e mezzo fa a bordo del suo mega camper Pollicino, ossia la sua casa, a seguito di una scelta di vita importante, vivere in un camper full time. Claudio ci racconterà di una nuova importante e imminente avventura. Mettetevi comodi, bando alle ciance e si parte! Siamo ritornati su Pollicino, è una sensazione pazzesca. A distanza di un anno e mezzo. Guardate che meraviglia. Tra l'altro poltrone di tutto rispetto. Però oggi, Claudio, noi siamo qui perché tu tra poco ci introdurrai in qualcosa di diverso dal camper, quindi tra poco ce lo racconterai. Claudio, siamo arrivati. Siamo arrivati, sì. Chi mi presenti? Ti presento la mia motoretta. Ok. C'è un mio scooterino di cui affronterò questa piccola avventura. Ok, pian piano ci introdurrai in questa piccola avventura, ma intanto questa è la piccola motoretta di Claudio. Ok, allora, sarà lei protagonista insieme a te di questa esperienza. Guardate qua che roba, una piccola moto per realizzare un piccolo viaggetto, però il viaggetto ce lo racconterò tra un attimo, veramente tra un attimo. Neppure Claudio aveva mai visto la sua moto e il suo camper così vicini. La moto è una Goldwing del 2006, quest'anno fa 18 anni, come chilometri ha 120.000 chilometri. Io l'ho comprata 4 anni fa, l'ho usata un pochino, sono andato in vacanza in Spagna e ho fatto 6.600 chilometri nel giro della Spagna. La moto adesso la porterò poi dal meccanico per prepararla per il viaggio, che gli cambieremo le gomme, i pneumatici, così partirò con i pneumatici freschi, visto che farò parecchi chilometri. E tutto il tagliando completo, che andranno a controllare anche sospensioni, fili d'acceleratore, tutto quanto, in modo da essere perfetti, da non avere problemi. La moto è un 1008, 6 cilindri, con 120 cavalli e diciamo che tutti quanti conoscono la moto. Ok, allora Claudio, però ci hai presentato la moto, però tu stai per fare qualcosa di importante. Sì. Perché a te non piacciono, insomma, le robette così, ti piacciono le cose, insomma, dove ti metti davvero alla prova. Questa chiacchierata che faremo oggi, tra l'altro, andremo un po' anche ad alimentare quella che è un po' una rubrica, no, del canale Wanderlust, ossia vite in viaggio, proprio perché tu realizzi quotidianamente il senso della vita in viaggio, ma in questa occasione è un viaggio anche fisico, perché ti muoverai e ti muoverai con un altro mezzo rispetto, sì, a quello a cui sei abituato. Sì. Quindi ci hai presentato la moto, ma inizia anche a introdurci al viaggio. Claudio mi fa entrare ovviamente nel suo meraviglioso salotto che non vedevo da un bel po' di tempo, ossia guardate la luce, guardate la meravigliosa atmosfera che si respira. Adesso ti do il microfono e inizi ad introdurci al tuo viaggio. Allora, quest'anno è arrivata l'ora del viaggio, che sono 4 anni che sto cercando di fare, perché purtroppo per il Covid e la guerra mi sono state chiuse le frontiere. Quest'anno è arrivato il momento di partire, finalmente, dico. Dove andrò? A Samarcanda, in Uzbekistan, ma non solo. Quando arriverò a Samarcanda, passando dalla Turchia, Georgia, Kazakistan, tirerò su dritto fino a Mosca. Farò 3.400 km nella steppa di Mosca per poi salire ancora verso San Pietroburgo, paesi lituani, scendere Polonia, Cecoslovacchia, Austria e Italia. Sarà un giro da 15.000 km che affronterò in 39 giorni. Quindi, innanzitutto,
scusami, diciamo un attimino dove ci troviamo, perché io ti ho raggiunto qui in provincia di Cuneo e tu mi hai portato in questo bellissimo posto dove più tardi andremo anche a mangiare. Sì, sì, sì. Abbiamo come sfondo Pollicino, affinché non ci si dimentichi che lui è Pollicino e che lei è... Pollicina, chiamiamola così. Pollicina, ok. E quanti anni hai? Allora, io quest'anno, fra poco più di un mese, compio 57 anni. E ho deciso di fare questa cosa qua, un viaggio... Penso che sia una realizzazione di un sogno, di un'idea, di partire e andare all'avventura. Ok, quindi a 57 anni vuol dire che si può ragionare, continuare a ragionare secondo una visione, no? Della vita, sì. Delle cose, anche un po' delle proprie caratteristiche, certo. In un modo anche diverso probabilmente, no? Certamente. Cos'è che ti sta... Cioè, cos'è che ti sta spingendo, no, a realizzare, allora, questa impresa? Il è un problema sogno, è che però, ecco. Bisogna proprio partire un attimino alle origini. Io ho sempre viaggiato un pochettino anche con i miei genitori e tutto qua. Poi ho sempre viaggiato nella mia vita, per quanto possibile durante le ferie, perché comunque ho un lavoro come tutti quanti, impegna. Quindi è impegnativo, ho le mie ferie e con le ferie ho sempre cercato di viaggiare. Però questo spirito di viaggio, di vivere in libertà, è quello che poi mi ha spinto anche a vivere sopra Pollicino, che non torno più indietro assolutamente, a distanza di un anno e mezzo, te l'ho detto un anno e mezzo fa, non torno più indietro perché sto bene. C'è qualcosa dentro di me che mi spinge a viaggiare, ad andare a scoprire posti nuovi, gente nuova, culture nuove, e non riesco a fermarmi, nel senso... Ho studiato questo viaggio qui proprio perché è una zona che non avevo ancora visto e non conosco nulla, tranne magari qualche video che ho visto su YouTube o qualche foto che ho visto, ma... È tutto da scoprire. È tutto da scoprire. È tutto da scoprire. Tu hai detto il tuo sogno è portare la moto lì, in quella piazza Samarcanda, e fare una foto. A 57 anni, perché vai in moto e non vai in auto? Ti faccio una domanda alla quale probabilmente ci sono dei motociclisti, oltre che dei camperisti che ti stanno guardando. Sì. Perché non vai in auto? Ti voglio provocare. La sensazione che dà la moto di libertà non la dà l'auto. Puoi prendere un'auto cabrio, ma non è la stessa cosa, perché nella moto senti gli odori, assapori l'aria, il calore caldo anche, perché comunque fa sempre molto caldo, la pioggia anche, cioè è più vivere il momento secondo me, cioè andare in moto un po' è come andare a piedi, capisci? Nel senso che vedi più cose, sei più aperto, poi è anche più veloce, più comoda, più facile da parcheggiare, tutto, per l'amor del cielo, quelle sono cose scontate. Però la sensazione che ti dà viaggiare in moto non te la dà la macchina. Certo, assolutamente, certo. Assolutamente. Un senso anche di leggerezza, immagino. Certo, nonostante che è una moto che pesa quasi 400 kg, certo, però poi certo. Se hai 10 all'ora lei diventa una piuma, proprio certo. Diventa una piuma. Ma a parte quello, è proprio il viaggio che lo senti più tuo. Mordere l'asfalto, no? Dicevano, no, mordere l'asfalto, ma è vero, è vero. Sei su due quadratini di gomme, ma ti dà una sensazione di libertà che è immensa. L'aria, poi tante volte apri il casco, senti l'aria, è un'altra cosa che la macchina. Cioè questo, chiunque che abbia provato un motorino, dal motorino fino alle grandi moto, lo sa. Non c'è paragone, assolutamente. Quali sono... Però rispondimi davvero con rispondici, perché siamo un po' di persone sì. Che probabilmente ti stiamo osservando. Quali sono in questo momento le tue paure, i tuoi dubbi? Allora, la mia paura dici per il viaggio? Esatto, per quello che farai. Allora, ma le paure principali sono quelle di cadere o di farmi male? Perché cadi, rompi la moto, va bene, sono pezzi, magari mi faccio male, o che si guasta la moto, o che me la rubano. Quello o che mi derubano, ma altre paure non ne ho. Quando mi muovo non ho mai paura, perché forse perché ho un po' di testa, di sicuro non vado a infilarmi in posti che non mi piacciono. Mi è capitato in Spagna che mi hanno consigliato vai a vedere quel quartiere, sono entrato dentro, ho visto delle, purtroppo è brutto da dire, delle frecce che non mi piacciono, cosa sono andato via, non mi sono sentito sicuro. Ma altrimenti altre paure non ho paura, cosa mi può succedere? Mi derubano, quella è la mia paura, ma altre non ho paura, cioè non è... penso che siano le paure normali quelle.
In questo momento siamo a fine marzo 2024, per cui no, c'è anche un po' uno scenario, no? Un contesto internazionale sì. Un po' teso, ok? Sì. Ecco, tu entrerai in Russia e arriverai sì. A Mosca. Allora, Hai il timore che ci possano essere magari dei preconcetti, dei pregiudizi nei confronti di un italiano? Allora, io ci ho pensato molto a quello, ho parlato anche con delle persone che vivono in Russia, delle persone proprio russe che parlano italiano, e tutti quanti mi hanno detto che l'italiano in linea di massima è visto benissimo, loro amano gli italiani, ma tutto l'estero ama l'italiano in sé. Loro però col tempo, una volta amavano tutti, adesso hanno fatto subito, col tempo hanno fatto una riga in mezzo, ti guardano in faccia, se tu sei l'italiano casinista, diciamo così, che arrivi, sai come facciamo certi italiani, trovi duro. Perché veramente ti trattano male, punto. Se vedono che tu entri in punta di piedi con educazione, tranquillità e sincerità o cosa, loro si aprono come dei fiori veramente e ti accolgono in casa come un figlio. Però prima ti guardano in faccia, ti guardano, sei un casinista o sei uno tranquillo? Sento che sei tranquillo, puoi fare quello che vuoi. Anche lì il pericolo per la Russia. Io ho parlato con gente che è arrivata da Mosca e dalla Russia nelle settimane scorse, mi hanno detto che per loro è stato tutto tranquillo, problemi non ne hanno avuti. L'unica cosa è che a Mosca non c'è il GPS, non c'è il navigatore satellitare, quindi armati di cartina. E perditi. Ho la fortuna che la moglie di un mio caro amico di Andrea che abita a Roma, e lui è russa, e adesso è a Mosca, e mi ha detto che quanto possibile mi viene a prendere e mi fa lei da cicerone, tanto certo. Lì è un'altra cosa, mi fermerò solo due giorni, mi porterà a vedere le cose più importanti, non mi perderò, avrò una persona che parla russo e italiano, quindi avrò un grosso aiuto. Quello sì, per il resto non ho paura. Sì, ci sono stati degli attentati nei giorni passati, ma non ho paura, sono tranquillo. Anche ad attraversare tutta la Russia non credo di avere grossi problemi poi. Senti, sai, se uno fa un viaggio del genere è proprio perché ci sono già degli elementi, no, che hai citato, no? L'esposizione verso l'esterno, sì. Che ti espone ovviamente a maggiore contatti, eccetera, certo. Eccetera, alle intemperie e via di seguito. In qualche modo comunque un viaggio di 40 giorni più o meno, 30-40 giorni. Sono, 39 sì. Giorni comunque, no? Ti provoca una percezione, no? Di tempo molto più importante, molto, sì. Molto più importante. In che modo pensi che un viaggio quindi ti può un po' cambiare, no? Cioè tu fai un'esperienza del genere, non ti porti a casa un souvenir, ma qualcosa di molto più profondo e più importante. Certo, certo. Alla luce anche un po' delle tue precedenti esperienze, che cosa pensi che alla fine tu porterai a casa? Allora, come quante tantissime persone hanno detto in passato, quando ritorni da un viaggio non sei più la stessa persona, è vero? Cosa mi può lasciare questo viaggio qua? Penso tanta spiritualità, nel senso... che 39 giorni da solo o che fai un viaggio lungo così, comunque ti stacchi un attimo dal tuo ambiente, dal tuo comfort, diciamo così, e vai ad esplorare posti nuovi, ti lascia qualcosa dentro che ti fa pensare molto, ti fa riflettere molto, sia sul modo di vivere di altre persone, perché io andrò a trovare persone che magari vivono in baracche o che magari hanno il bazar sulla strada e vivono di quello. Quindi mi farà pensare molto anche al mio tenore di vita, come vivo qua, la fortuna che abbiamo anche, perché, e anche la fortuna di loro, perché comunque loro con poco vivono e hanno tanto tempo per loro. Secondo me, io da questo viaggio qui torno molto cambiato, ma mi succede in ogni viaggio, quando sono andato in Sud America, quando sono andato in Cina, quando sono andato in Spagna, in Europa, l'Europa l'ho quasi girata tutta, ogni viaggio comunque mi lascia qualcosa dentro e mi fa sempre più capire che noi uomini siamo tutti uguali, non c'entra niente gialli, neri, rossi, verdi, blu, afghani, cinesi, siamo tutti uguali. L'unica cosa che io voglio sempre dire agli altri, siate accoglienti verso gli altri, perché quando vai all'estero loro ti accolgono come un figlio, capisci? Cioè è questo che sono sicuro, certo, che mi lascerà. Certo, certo. Sai, a me viene in mente una frase di Tiziano Terzani, che mentre era, non ricordo in che situazione molto complessa,
forse gli puntarono il fucile e lui reagì con un sorriso. Certo. No? E forse sorridere è un qualcosa di così naturale che a volte ce lo dimentichiamo, no? Allora, io ti dico solo questo, interrompo un attimo. Io ho sempre visto il sorriso come una chiave, come un passepartout che apre tutte le porte. Esatto. Perché esatto. Se tu hai bisogno di qualcosa, vai da questa persona che non hai mai conosciuto in vita tua, che non parla la tua lingua, che non vi capite, vai e gli fai un bel sorriso e gli chiedi un aiuto, non c'è nessuno che ti dice certo, di no. Certo. Questo certo. È sempre stato il mio punto forte. Io poi sorrido molto, rido sempre, rido di tutto, sono sempre molto, molto gioioso, diciamo così. Però ho sempre visto che questo mio essere mi hanno sempre accolto bene, quindi dico, è vero, sorriso è una chiave che apre tutto. Certo. Poi c'è quell'educazione e certo, tutto quello certo. che ci va attorno. Non è banale, assolutamente. Quello che dice è importantissimo perché a volte ce lo dimentichiamo sì. E a volte magari anche pur non volendo trasmettiamo attraverso anche no, sì. La nostra espressività una tensione che invece non dovrebbe esserci, certo, invece certo, più certo. Sorridiamo e più ci sciogliamo. È quello. Io ti dico, mi sono trovato in casi nel sud della Spagna dove non sapevo dove andare a dormire perché l'unico campeggio che dovevo andare era chiuso, non era segnato. Dove vado a dormire? Mi sono fermato alla polizia, gli sono andato, gli ho fatto un sorriso così, gli ho detto sono nei casini, diciamo così, problem, gli ho detto non so dove andare a dormire. Oh, loro mi hanno preso il telefono, hanno telefonato loro all'hotel, si è fatto fare un prezzo di favore, mi hanno fatto tutto. Ha detto, vai, mi hanno messo sul navigatore l'hotel, io sono andato là, già sapevano tutto, mi hanno trattato coi guanti d'oro. Cioè io credo che sia successo quello, perché la polizia comunque ti aiuta, però con un sorriso un altro certo. Magari arrivando lì, magari certo. Non gli avrebbe aiutato così. Oh, barba e capelli mi ha fatto, proprio sono rimasto così e gli ho detto grazie, perché veramente, no, e tutti quanti sorridevano, poi ho guardato la moto, mi hanno chiesto dove arrivavo, certo, le solite certo, cose. Certo. Però, ripeto, un sorriso ti apre tutte le porte. Allora andiamo a mangiare adesso. Adesso andiamo a mangiare, sì. Andiamo a mangiare che forse si... Marisa è anche contenta. Ci mangiamo qualcosina e proviamo un po' questa cucina. Ti giuro, qui sarà ma più di 50 anni che c'è. Che lo frequenti? Sì, vengo, qualche volta vengo. Ho visto anche la quantità di gente che è venuto, compreso diversi motociclisti. Una volta era 39 anni. Stesso posto, stessa location, solo ogni tanto un po' più rinnovata. Ovvio, passano gli anni. No, il posto è bello, merita. Sì, adesso è ancora un po' brullo, ma altrimenti. Si mangia anche. Beh, questo lo vediamo dopo. Questo lo diremo alla fine. Fine. Mettiamola perché dopo. È inutile. L'unico timore che ho, che non è una paura vera e propria, è proprio solo un timore, è quello di perdere troppo tempo nell'attraversamento della frontiera russa, cioè entrare in Russia, perché io devo entrare in Russia due volte, tutte e due volte dalla Kazakistan. Il mio timore è quello solo, di perdere magari due giorni per entrare, perché ho come esempio un mio amico che ci ha messo 48 ore per farlo entrare in Russia. E invece Claudio, quanti saranno i chilometri che farai proprio su terra russa? Allora, sul territorio russo percorrerò più o meno sui 5.000 chilometri, perché partirò dal Kazakistan, dalla parte est del Kazakistan, e andrò fino su a Mosca, più andrò ancora a San Pietroburgo e salirò ancora fino ai paesi baltici, che sarà l'Estonia, Lettonia, Lituania, e uscirò in quei paesi lì per poi tornare a casa. Quindi i chilometri saranno più o meno 5.000 chilometri. Tu non sai la voglia che ho di partire, proprio per vedere questi posti, perché io li vedo in video, in foto, sono bellissimi. Poi in video no, vedi le persone che girano in queste moschee, in queste madrasse, e vedi queste maioliche meravigliose. E ho voglia di guardarle con i miei occhi, di assaporare, di vedere. È quello che mi fa, ho voglia di partire, capisci? Cioè proprio di assaporare tutto quelle novità, che poi sono novità, proprio col cuore, proprio ho voglia di vederle. Che questa mia voglia di viaggiare mi è proprio esplosa, ma proprio è esplosa come un palloncino l'anno scorso, quando ho avuto i problemi al cuore che ho avuto, che hanno messo 5 stent al cuore per le vene che si erano colpite. E lì quando ero in ospedale ho riflettuto molto su questa cosa qua, ho detto
ma cavolo, io oggi sono qua, ma io domani non so se ci sono, perché come dicevano, il passato, il presente, il futuro, no? Il futuro non sai com'è, goditi il presente. E in effetti è proprio così, io mi voglio godere il presente, voglio fare più cose possibili, perché io oggi ci sono, domani non lo so. È quello che, e da quando ho avuto questa cosa al cuore, proprio la mia voglia di andare è esplosa e non so come fermarla, non ci riesco più. Lo lascio dire a te. Lo lascio dire a te. Io non so dove morirò, non lo so, sicuramente non qua, perché la mia voglia di viaggiare è troppo e, come ho sempre detto, quando andrò in pensione, se ci arriverò logicamente, andrò sempre, cercherò di viaggiare il più possibile, da scoprire posti nuovi, quindi non credo che morirò nelle zone dove sono nato. Vedere il raviolo. Allora, dopo non so quanti antipasti abbiamo iniziato con i primi, io non so come ne uscirò. Avrei anche un po' come obiettivo oggi quello di intervistare Claudio. Non so se lo faccio mentre dormo, non so in che condizioni torneremo a casa. Siamo a 270 km da casa più o meno. Assaggiamo. Claudio, mi hai veramente messo a dura prova, perché faccio fatica adesso a continuare la chiacchierata dopo la mangiata che ci hai portato a fare. Marisa ci ha trattato veramente bene, per cui non me la posso più dimenticare. No, spero di no. Devo ritornare a casa a piedi per recuperare un attimo. Tu affronterai tanta strada e anche con diversi momenti di solitudine, certo. Ok? Come vivi tutto questo? La questione di entrare in contatto con la tua solitudine durante tutti questi tanti chilometri, sì. E via. Ma ti dirò, guarda, la solitudine è sempre una cosa che non mi ha mai destato preoccupazione, anche perché quando viaggi in moto di solito non sei mai da solo, perché tutti quanti ti salutano, poi trovi altri motociclisti, fai sempre dei pezzi di strada insieme e tutto quanto. Ma la solitudine è l'unico momento in cui vorrei essere accompagnato da qualcuno, e quando vai a vedere qualcosa di bello, quando vedi magari, non so, un panorama bello, un locale, un sito bello, cosa che vorresti condividerlo con qualcun altro, ma questo penso che sia normale. Ma altrimenti non sto bene da solo, perché comunque mi sento libero, posso fermarmi quando voglio, posso bere quando voglio, posso dormire quando voglio, e questa libertà qui mi fa stare bene, mi fa stare bene, che non ho responsabilità per nessuno, quindi sono io con me stesso, sto benissimo. Volevo chiederti, tu hai questo viaggio, o meglio, stai per intraprendere questo viaggio, però giustamente l'hai chiamato progetto di viaggio, no? Sì. Nel senso che comunque tu ti sei dato un obiettivo, certo. Però durante le conversazioni che abbiamo fatto a telecamere spente tu dicevi, però io devo fare i conti anche con tutti gli imprevisti, che certo. È la cosa credo più importante, no? Quando uno sta per partire. Che cosa significa per te fare i conti con gli imprevisti, e quanto conta per te realizzare il 100% del tuo obiettivo, oppure pensare anche a quello che potrebbe essere un ripiego, no? Certo. Causato dall'imprevisto? Certo. Allora, io mi sono messo come obiettivo arrivare a Samarcanda, perché era il mio obiettivo, ma nulla toglie che durante il viaggio, per un imprevisto, come dici te, devo cambiare progetto, sono libero, non ho prenotato nulla. Se per caso arrivo alla frontiera tra la Georgia e la Russia, che per un qualsiasi motivo non posso entrare, vuol dire che giro la moto e torno indietro, vuol dire che mi visiterò la Turchia, avrò tutto il tempo di visitarla bene. Quindi non ho grossi problemi, anche perché non avendo prenotato nulla, io sono uno spirito libero, cosa succede? Se non arrivo là, va bene, guardo altre cose che ho già visitato, che non ho ancora visitato. Il mio obiettivo è quello, però se non ci arrivo, non per colpa mia, ripiegherò su qualcos'altro. Certo. Tutto certo, lì, certo. Non mi faccio nessun problema, non ho prenotato niente, quindi. Ah beh, questo già. Io prenoto di solito, ho l'abitudine di prenotare al pranzo per la sera, allora vedo dove arrivo, più o meno so dove arrivare, mi do tempo, che di solito non mi piace mai viaggiare dopo le 6-7 di sera, perché preferisco fermarmi da viaggiare. Quindi io so che magari a pranzo e mezzogiorno, 7 ore, so che percorrerò tot chilometri vedendo la strada che ho percorso la mattina, quindi più o meno guardando la cartina so dove arrivare, vedo se trovo una pensione, un albergo, un bed and breakfast, un ostello, qualsiasi cosa per dormire, che sia almeno pulito, e
lo prenoto e vado lì a dormire e il giorno dopo andrò avanti. Dove sono ha poca importanza. Certo, certo. Se tu dovessi considerare magari un tuo precedente viaggio, no? Dove ti ha messo un po' alla prova in modo particolare e che ti la consideri un po' anche un'esperienza, no? Dalla quale parti, sì, per affrontare anche con una certa serenità il viaggio che stai per fare. Ti va di raccontare brevissimamente qual è stato questo viaggio? Ma il viaggio che ho fatto che mi ha fatto, non diciamo tribulare, però mi ha insegnato a organizzarmi bene, e quando sono andato in Scozia con un camper, io avevo un camper, un 238 Briscola, che era già vecchio quando era nuovo, quindi con un camper che era vecchio, proprio marcio, era una spugna praticamente, tanto che era marcio. E strada facendo mi sono accorto che o perdevo la marmitta per strada e allora la aggiustavo col fil di ferro, o il tubo che si rompeva, insomma in quel caso lì ho imparato, no, mi devo organizzare meglio, perché se per caso, finché si rompono queste cose qua, le aggiusto, se si dovesse rompere qualcosa di importante rimango fermo e va in gioco il viaggio. E allora è lì che ho imparato un attimo a dire, prima di partire fai che sia tutto a posto, fatti un percorso più o meno quello, poi se cambia non succede nulla, però un viaggio del genere ti insegna a dire fate furbo, organizzati meglio, perché se poi trovi qualche cosa di male ti trovi male. Certo, capisci? Certo. Cioè... Senti, c'è un oggetto scaramantico o un gesto scaramantico che tu fai o che ti porti quando stai per fare qualcosa del genere? No. No, assolutamente, proprio non ho nulla di oggetti che mi portano fortuna o sfortuna, assolutamente. Prima di partire dico sempre aiutami e basta, non ho nessun oggetto, niente, non ho mai avuto queste cose, non sono mai stato scaramantico. Tu hai anche un canale YouTube, sì, ecco, quindi dove la gente potrà anche vedere un po', certo, no, quello, certo, che tu raccoglierai come immagini, come foto, eccetera. Come si chiama questo canale? Pollicino on the road. Pollicino on the road. Pollicino on the road, quindi... sono presente su Facebook e su YouTube. Ok, questo poi lo metteremo nel link, certo, in descrizione, affinché gli altri che vorranno seguirti potranno farlo direttamente dal tuo canale. Ecco, come hai organizzato per poter portare a casa del video, delle riprese? Allora, io mi sono organizzato molto molto semplice, perché non ho un'attrezzatura molto importante, una telecamerina piccolina, il telefono anche, quindi attaccherò il telefono sullo specchietto qui, però dall'altra parte, con un aggancio automatico, in più avrò un'imbragatura che mi porterà la telecamera qui sul petto, e poi ho il telefono a mano, nulla toglie che mi fermerò ogni tanto a fare delle foto e via dicendo. Poi la sera, o una volta ogni due sere, quando trovo il wifi, mi metterò lì, monterò i video, come io faccio sempre i video casalinghi, lo dico sempre, non aspettatevi video stupendi, perché sono video casalinghi. Sono belli così, sono belli proprio così. Infatti, sono come reali. vengono e via. E la sera, se trovo cosa, posterò qualcosa su YouTube o sul mio canale, in modo che la gente mi segua. Poi sto studiando, che non so se si può fare, infatti volevo anche chiederti, mi sono dimenticato, se si può mettere su YouTube la posizione del momento. Non so, puoi insegnare come si fa, in modo che ognuno che mi voglia seguire sa in quel momento preciso istante dove sono nelle mie tappe, certo, in modo da potermi seguire passo strada passo, facendo, strada facendo, passo passo. E poi ti rispondo su questo. Grazie, non so come si fa. No, su YouTube non credo, ma lo puoi fare con un'app che si chiama YouPosition. Sì. Però vabbè. Quali sono le emozioni, no, in questa fase? Emozioni? Le tue emozioni, no, in questa fase? Che cosa... Che tipo di fermento c'è, no, nella tua pancia prima di affrontare questo viaggio? Che cosa ti passa per la testa? Tante cose. Ecco. Prima di tutto la voglia di partire. La voglia di partire, che proprio veramente ho. I giorni no, sembra che non passano. Quando aspetti qualcosa con ansia non passano. E poi il piacere proprio di preparare le cose, caricare la moto. Sono sensazioni che si provano quando devi fare qualcosa di bello, no? E hai proprio la voglia di partire, che ce l'hai lì nel sangue, stai fremendo, cioè proprio tremi, proprio di... Non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Poi quando parti e va tutto bene. Però proprio... Poi ti dirò una cosa, sono fatto talmente strano che l'ultima settimana prima di partire mi passa la voglia di partire. Ma dai. Sì, non so perché, ma sempre. Io l'ultima... Non ho voglia, non parto. No? Poi la sera prima di partire proprio non ne ho per nessuno. Ma appena salgo qua,
esplodo proprio. Vai, si parte, sono finito. Basta, devo farlo. Sì, no, lo voglio fare. Lo voglio fare, poi mi esplode di nuovo l'entusiasmo. Certo. Però l'ultima settimana è proprio così, forse perché sono stanco di preparare. Certo. Poi quando salgo in moto, riparte di nuovo tutto l'entusiasmo come prima e di lì proprio poi una gioia, farei migliaia di chilometri senza fermarmi perché... Senti, c'è qualcosa che stai leggendo in particolare in questo momento rispetto al viaggio che stai per fare? E inoltre se c'è, mettiamola così, un po' un viaggiatore, no? Contemporaneo o del passato, un po' a cui ti ispirito? Allora, sì, ce n'è tante, adesso non mi ricordo tutti i nomi. Ad esempio c'è una coppia che stanno viaggiando in jeep, che è Mickey e non mi ricordo l'altro nome, che ha viaggiato anche in Uzbekistan con una jeep attrezzata. Poi c'è i soliti Renzo e Lucia, Simone e Lucia di Stipsover. Poi sto guardando... Come motociclisti? Come motociclisti sai che non sto seguendo nessuno, okay. In particolare, sto più che altro guardando proprio tanti video di gente che è andato a Samarkand per informarmi il più possibile, certo. Che siano andati a piedi o in jeep o in moto, non è importante quello, però non è che sto seguendo qualcuno in particolare, sto proprio guardando, in questo periodo qui sto proprio guardando quelle zone dove devo andare, certo. Per cercare di conoscere il più possibile il territorio e vedere cosa mi devo trovare davanti, solo quello, non sto seguendo in particolare nessuno. Cosa diresti ad una persona che è lì, che ha la tua età o più giovane, andando a colpirlo proprio in profondità, no? Guardalo negli occhi, no? Ma invece di stare davanti alla televisione, guardate la partita di calcio, fate un bel viaggio che ne vale la pena. Invece che guardare Pollicino in viaggio, fallo tu questo viaggio, che ne vale la pena, perché viaggiare è la cosa più bella del mondo. Ma veramente, io lo dico a tutti, tante volte ci sono dei miei amici che io me ne sono stato a casa a riposare c'è la pensione, volendo. Certo. Partite, che ne vale la pena, veramente. Usate il tempo, che ce l'abbiamo già poco, ma quel poco usatelo bene. Senti, per concludere, adesso andremo magari con la tua motoretta a fare un girettino, perché voglio fare per un attimo il passeggero. Certo. Voglio vedere che cosa significa essere qui, è da anni che non salgo su una Goldwyn, quindi sono molto curioso. Come ti immagini la giornata tipo? In viaggio? Sì, con la tua moto, in viaggio per questo allora, viaggio. Ma la mia giornata tipo è molto semplice, perché comunque è sempre quella quando viaggio. Al mattino mi sveglio, mi ritiro i bagagli, parto. Se è una tappa di trasferimento cerco di viaggiare il più possibile fino a pranzo, mi fermo, mangio sempre molto 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 leggero, solo poi mi viene sonno. Poi vado avanti finché sono le 4 o le 5 e poi dopo poso la moto, se c'è la possibilità vado a visitare il posto dove sono e poi dopo mi ritiro e vado a dormire. Invece dei giorni che sono fermo, tipo a Istanbul, che sono fermo 2 o 3 giorni, la giornata è sveglia al mattino presto, zaino in spalla, camminare o bus o taxi o cosa per andare a visitare quante cose più possibili, perché è la mia passione, quella di andare a visitare musei, andare a visitare tipo la Moschea Blu, adesso che sto parlando di Istanbul, o la cisterna, queste cose, il più possibile, in modo da riempirmi veramente i polmoni e gli occhi di cose, e poi mangiare locale, la sera stessa cosa, e poi andare a dormire il mattino dopo o visitare o ripartire. Il mio viaggio è fatto così, cioè viaggio e visito, viaggio e visito. Ti mancherà un po' Pollicino? Sì. Sì, eh. Pollicino è la mia casa. Pollicino è la mia casa, certo che mi mancherà. Certo, ti mancherà, che mi mancherà. Ho pensato anche di fare il viaggio con lui, però ci sono delle difficoltà un attimo. Sì, delle sì, difficoltà sì. Che potrebbero esserci delle difficoltà che sono importanti, se si rompe in viaggio mi creerebbe dei problemi, poi lasciarlo lì, tornare a casa, che non ho la casa, che non ho più casa. Certo. Capisci? Allora preferisco farlo in moto. Come ti immagini il ritorno a casa? Quando tu torni da un viaggio del genere, no? Come ti immagini che sarà? Tornare a casa è sempre bello. E tornare a casa è bello. È sempre bello. Mm. Perché comunque è un punto fisso, è un punto sicuro. Io ho la fortuna che ho mille, sono ricco, perché dico sempre ho mille case, ho casa dappertutto. Io qui sono a Peveragno, sono a casa, perché certo. Quindi ho quella fortuna lì. Però tornare dentro Pollicino, dentro la mia casetta, dentro la mia tana, è una cosa meravigliosa. Ma come tutte le sere che torno lì dentro. Io da quando abito sopra Pollicino, io come, anche se devo andare a lavorare, mi alzo al mattino, mi sento in vacanza.
E ormai sono più di 2 anni. Certo, certo. Mi ricordo quando ti ho incontrato, in realtà era da qualche mese. Sì, sì, sì. Adesso... Ma adesso ormai sei rodato. Sì, sì, sì. Io però ti dico, io tutte le mattine che mi sveglio, che scendo dal letto, mi faccio il caffè, io mi sento in vacanza. Senti, io ti auguro con veramente tutto l'affetto più profondo buon viaggio. Buon viaggio. Grande, 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 grande. Speriamo. Vi ringrazio tutti quanti di seguirmi sul mio canale, siete splendidi, continuate a seguirmi e seguite anche Davide perché fa veramente dei bei video. Grazie a tutti, ciao! Dovrebbe starci, tutto a posto. Ci stai? Come fai paura, eh? Noi andiamo. Ce l'ho dietro, non davanti.